La prevenzione degli incendi è fondamentale nella gestione delle risorse forestali, perché chiaramente gli incendi costituiscono la maggiore causa di distruzione delle foreste. Come possiamo prevenirli? Attraverso delle opere che si chiamano di selvicoltura preventiva e che fondamentalmente portano ad una riduzione del combustibile. Lì dove c'è meno combustibile, chiaramente abbiamo una forza inferiore, una severità inferiore degli incendi. L'università in questo può dare un grosso apporto tecnico, perché ad esempio può indicare quali sono le opere di prevenzione e di selvicoltura preventiva idonee a quel particolare territorio. Penso ad esempio a quelli che sono i fuochi prescritti, e cioè dei fuochi controllati che vengono fatti in delle finestre temporali molto precisi e che mirano proprio, tra l'altro, alla riduzione della biomassa del combustibile, soprattutto nell'interruzione della continuità e quindi nell'evitare gli incendi di chioma.